perché i ragazzi anche all'inizio dell'anno chiedevano a me e agli insegnanti: ma possibile noi che abbiamo fatto 3 anni di Covid dal febbraio-marzo del 2020 ad oggi siamo i più sfortunati, quelli del 2020 con 2 o 3 mesi di pandemia se la sono cavata semplicemente con un esame orale. È giusto che gli esami di maturità abbiano una loro pregevolezza, una loro, uso una parola che piace molto alla Marain, una loro sacralità. Va bene, però attenzione a non pensare che la scuola si salva semplicemente con esami di maturità duri, severi, come qualcuno anche nella lettera mandata a suo tempo all'ex ministro Bianchi aveva ipotizzato. La scuola si salva nel momento in cui si ha una lungimiranza per quanto concerne le riforme, si viene incontro a tutta una serie di come dire, opzioni culturali dei nostri studenti, che vorrebbero che nel loro curriculum ci fosse anche la musica, il cinema, la danza, la pittura, la fotografia, l'economia, l'educazione sessuale, cioè tutta una serie di discipline, chiamiamole così, che sono espunte completamente dal nostro contesto scolastico. Io ho visto negli Stati Uniti, a New York in particolare, anche in scuole, diciamo, disagiate, sono stato in un liceo del Bronx da cui sono usciti 8 premi Nobel, vorrà dire qualche cosa, cioè perché bisognerebbe aprire un po' le finestre della scuola italiana e fare entrare aria nuova, discipline, diciamo, così, soprattutto di pomeriggio, non andando ad aggravare il curriculum della mattina, ma facendo in modo che la scuola sia aperta mattina e pomeriggio e che i ragazzi di pomeriggio possano trovare anche queste opzioni nuove di quello che noi chiamiamo il curriculum flessibile. Sono problemi grossi, sono problemi che implicano, ripeto, lungimiranza da parte della politica e delle istituzioni, ma anche implicano risorse, però sono probabilmente le uniche vie di uscita per far sì che i nostri ragazzi siano, diciamo, sullo stesso livello di quello che di quelli che sono i ragazzi finlandesi o di Singapore che sono i primi, diciamo, nelle ricerche internazionali e che hanno scuole, soprattutto i finlandesi, molto sciolti. Io sono stato in Finlandia, uno rimane completamente basito nel vedere questi ragazzi che si muovono in maniera disciplinata, indipendenti, che hanno molti spazi. Bisogna fare grandi investimenti sulle scuole. Negli ultimi 50-60 anni, investimenti sulle strutture scolastiche, su quella che io chiamo l'ecologia degli ambienti scolastici, non ci sono quasi stati in nessuna regione italiana, se non in piccola parte in alcune regioni molto pregevoli dell'Italia settentrionale. Sono problemi grossi questi che i ragazzi, diciamo, in parte percepiscono, ma che noi adulti abbiamo il dovere di porre all'attenzione delle istituzioni perché vengano risolti, altrimenti il declino non solo della scuola, ma dei nostri giovani sarà ineluttabile.